Buonasera e benvenuti. Benvenuti a tutti, a quelli che sono qui in piazza stasera. E benvenuti a quelli che ci stanno guardando in diretta Facebook, perché questo è uno spettacolo inserito in un percorso che abbiamo chiamato Nuovi Mondi Andate e Ritorno. Nuovi Mondi Andate e Ritorno è un viaggio dedicato a una ricerca. Quest'inverno, anzi dire la verità, l'autunno scorso, con ancora il Covid che mordeva, con Gabriele Campanini ci siamo messi a studiare qualche cosa. La nostra idea era quella di andare a ricercare la matrice culturale che i nostri emigranti hanno portato con loro quando sono partiti per le Americhe. Che io mi meravigliavo che ci potesse stare una roba così grande sopra l'acqua. E se chiamava Java la nave e ci portava tutti all'Argentina a fare l'America. 2 mesi sopra quel barco, 2 mesi de onde che battevano la pancia della nave. E io la notte ci avevo paura e piangevo e mi dicevo, ma quando è che si arriva? L'esempio più eclatante è quello di Astor Piazzolla, o come lo chiamiamo qui in Argentina, è il gatto. È nato a Mar del Plata, figlio di Vicente Piazzolla, pescatore di trani, e di Assunta Manetti, originaria della Garfagnana. Il nuovo tango di Piazzolla aveva un approccio innovativo, rivoluzionario, mescolava elementi della musica da camera con l'improvvisazione jazz. Non c'erano le parti cantate. Nonostante Astor allora fu chiamato il traditore del tango, ci è voluto molto tempo, ma ora non c'è nessun argentino che non sia orgoglioso della musica di Astor Piazzolla.